Nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico Dark Mantis, oggi andiamo a recensire The Northman. Allora, questo film ha toccato delle corde un po' diverse da quelle che io speravo, ma non mi ha deluso, semplicemente è diverso. È molto action, è molto epico e ha meno intrighi, è molto rozzo, è molto crudo, è molto violento ed è molto legato alla terra. Proprio terra, non la earth, ma ground, terra. E il suolo, ecco, la terra, l'aria, l'acqua, gli elementi, il fuoco. Quindi attinge a qualcosa di primitivo, di primigenio, primordiale. Non uso questi aggettivi a caso, ma è una recensione con spoiler questa di The Northman di Robert Eggers. Ho apprezzato infinitamente The Witch, che riguardo spesso, anche The Lighthouse. The Witch lo definiamo un horror storico. The Lighthouse un horror psicologico. Ma allora The Northman cos'è? Non lo so. Non è un horror, non è un action, non è un'avventura, non è epico e basta, non è sentimentale, non è Sword and Sorcery come con Conan il Barbaro, no? No, qui abbiamo un mix di tutto quanto, quindi un'opera un po' universale che richiama sentimenti molto intensi come l'amore e la vendetta. L'amore verso la famiglia, no? Verso i consanguini. Oppure l'odio verso i propri nemici, questa dualità che si vede fin dall'inizio in questo film. Per certi aspetti mi ricordava a volte un pochino, proprio un minimo, Beowulf, e per altri Vikings, per altri ancora Conan il Barbaro, e infine forse l'ultima ispirazione che ho colto in questo film è qualcosa come, non lo so, forse le ispirazioni finiscono qui. O meglio, quelle che ho colto io, perché poi in realtà si rifà alla tragedia shakespeariana di Amleto, Hamlet, essere o non essere, oppure alla cronaca di Saxo Grammaticus. E io ho visto la recensione di Victor Laszlo 88, come dicevo nello scorso video in cui introducevo la saga Valravn, per chi non sapesse di cosa si tratta, andate a vedere il video, e connesso a The Northman. E dicevo che la recensione di Victor Laszlo 88 l'ho vista fino alla parte spoiler, poi mi sono fermato, vedrò dopo la parte spoiler, ma solo dopo che avrò finito il mio video, perché non voglio essere influenzato dal suo punto di vista. Voglio dirvi quello che ne penso io. Io penso che questo film è molto molto omogeneo, ha una direzione precisa e purtroppo non sorprende. Cioè, tutto molto prevedibile, tutto molto. Io farò spoiler. Tutto molto prevedibile, tutto molto scontato, ma allo stesso tempo epico, perché la trama è sempre quella, si va in quella direzione, sai che succederanno determinate cose che succedono in effetti. C'è solo un colpo di scena che è potentissimo e che salva il film completamente, secondo me. Che poi dopo però si scala in un cliché, ma è davvero potentissimo. E qui sta anche il nodo di Amleto di Shakespeare, insomma. Della figura di Amleto, perché diciamo che Geruta, no? Gertrude, Gertrude, comunque la si voglia chiamare, io avevo anche visto Ofelia tra l'altro, ma dicevo che questo film c'è questa Nicole Kidman, no? Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård e altri, d'altra gente. Io ricordo Anya Taylor-Joy potentissima come Slava nel ruolo di Olga, strega slava legata alla terra, ai dei della terra, che porta la protagonista verso l'amore, quindi la vendetta e l'amore si fondono perché a un certo punto il nostro Hamlet capisce che la vendetta contro Fjolnir, che sarebbe Claudio, no? Si unisce al desiderio di proteggere Olga con i gemelli che ha in grembo, i due figli. C'è questa visione, no, di Yggdrasil dell'albero della vita, ci sono i sciamani, no, il non morto Draugr che custodisce la spada, che potrebbe essere Tyrfing, quella. Io sono molto documentato sulle cose nordiche per la saga Valravn, ho dovuto farlo con piacere e amore, beh, affetto. E vediamo come quindi questo film come faccia trasudare questa cupezza nordica, ma allo stesso tempo una crudezza e una crudeltà non di meno. Tutto molto esplicito, cioè molto non filtrato, molto diretto e distruttivo. Forse però io
forse un pregio che ho avuto di Black Sails, dove ti tiri un pugno, uccidi una persona, fai qualcosa, tu lo senti sulla tua pelle. Qui è un po' meno, un pochino distante, perché non è colpa di Robert Eggers, ma è semplicemente il fatto che questo film deve essere un pochino commerciale, un pizzico blockbuster, e perciò non è una critica negativa, è semplicemente che ha scelto un certo target, cioè ha scelto di ampliare la sua fetta di mercato, e per fare ciò, non so, ha avuto delle intenzioni, poi avevano detto che è stato rigirato completamente da Nolan, non so se è vero oppure no, perché non era piaciuta la prima visione. Forse l'hanno edulcorato a certi aspetti, non lo so cosa hanno fatto, poi magari leggerò qualcosa su internet. E diciamo che questo film tende alla vendetta, quindi l'ossessione più nera di questo Hamlet che deve vendicare il padre, salvare la madre e uccidere Fjolnir, che è lo zio, no? Diciamo che va nella terra dei Rus, io un po' me l'aspettavo, perché lì ci sono altri vichinghi, quelli che poi soffondano Kiev. E poi abbiamo Olga che viene raccolta lì tra gli schiavi. Diciamo che è tutto quanto un mix di cose già viste, cioè anche Hercules, un po' mi ha ricordato anche Hercules, sapete quella serie televisiva di quando ero piccolo io negli anni 90, anni 2000, quelle lì. Eppure qui c'è una serietà, un intento, una voglia, no, di sopravvivere e di rendere tutto più umano, nonostante l'intervento del divino, cioè degli dei nelle questioni degli uomini o anche della stregoneria soprannaturale. Eppure io ho trovato questo mix molto ben fatto, molto ben accettabile e molto apprezzato. Solo che non è uno dei miei film preferiti, non lo riguarderei una terza, quarta volta, una seconda volta sì, ma nemmeno troppo volentieri. Purtroppo mi viene un po' da accostarlo a The Last King e altre cose un po' ambientate in epoche nordiche. Ci sono altri film come Valhalla, Rising, no? Poi c'era l'altro dell'uomo che era stato adottato dagli americani, no? Gli indiani d'America arrivano i vichinghi. Sì, lì è diverso, però neanche troppo troppo. Cioè, qui è molto fatto meglio, molto realistico, molto storico, molto contestualizzato. La trama, ahimè, è troppo semplice. Io dico, è godibile perché anch'io come scrittore, autore, no? Devo confrontarmi con certi dilemmi, lo rendi complesso, o punti molto sulla caratterizzazione del personaggio, oppure sull'ambientazione, sull'atmosfera. Qui è puntato molto sull'obiettivo, non troppo l'atmosfera, sì, è misticheggiante tutto, ma io comunque l'ho sentita distante, questo perché? Perché il mondo nordico, per quanto lo possiamo adorare, accettare, amplificare attraverso le nostre emozioni, rimane comunque distante da noi, perché noi siamo più civilizzati, abbiamo più secoli alle spalle, il mondo norreno alto medievale era molto diverso dal nostro. E niente, io dico che questa recensione potrebbe anche finire qui se non fosse che l'epicità di Anya Taylor-Joy, insieme al tipo, credo sia Alexander Skarsgård, tipo che fa Hamlet, davvero adorabili insieme, proprio romantico. Questo, come dicevo prima, è anche merito di rendere il film commerciabile, commerciale, scusate. Ma l'altro fatto è la sorpresa di cui volevo parlare prima, è la madre Gertrude, Geruta, Gertrude, come si voglia chiamare. Lei che è malvagia, che è dalla parte di Fjolnir, lei l'ha istigata a uccidere il fratello, fratellastro, quello che è. Tutti i personaggi hanno un background, tutti hanno cose belle da fare, da dire, da mostrare, da disfare anche. Eppure c'è qualcosa che non va. Quel qualcosa che non va non è il film, ok? Perché il film è fantastico, sono io quello che non va. E non lo dico per salvare il film, per fare bella figura o per fare l'ipocrita, semplicemente ho dei gusti un po' diversi. Io ho imparato ad apprezzare Black Sails, Penny Dreadful, anche Vikings, soprattutto le prime stagioni di Vikings, le prime tre, ma anche le altre le ho guardate volentieri, anche se l'ultima un po' meno. Diciamo che anche The Last Kingdom, soprattutto le ultime stagioni mi hanno conquistato, la quarta e la quinta, ma dicevo che Rome, anche la serie televisiva del 2005, così Rome, fantastica, quella che ho conquistato dall'inizio alla fine. Eppure io dico che questo The Northman c'è qualcosa che non funziona, e quel qualcosa che non funziona è semplicemente la lontananza dei personaggi nordici. E questa lontananza la vediamo nel momento in cui questi personaggi compiono determinate cose, quando alla fine Gunnar, il fratellino,
cerca di salire, vendicare la madre uccidendo il fratello, cioè cercando di uccidere Hamlet, e quindi Hamlet si trova costretto a uccidere, addominato anche dalla sua furia, il piccolo Gunnar. Anche lì dici, ok, tutta tragedia, però dopo un po' pensi chi se ne frega, perché non ti hanno fatto affezionare ai personaggi, forse anche cioè un po' sì, Olga e Hamlet, ma perché sono i protagonisti, era scontato che loro due fossero in primo piano, ma gli altri non hanno una caratterizzazione così ben precisa come Thor, Vilda, come si chiamava Thorfinn, il figlio di Fjolnir, primo figlio. Però mi ha conquistato la figura di Nicole Kidman nel ruolo di Gertrude, no? Della moglie di Horvendil, cioè Horvendil era il padre di Hamlet. Quindi vediamo anche Daniel Defoe e tutti gli altri, ma come dire, questo film è distante. Mi ha dato un po' la sensazione di Hercules con il barbaro, queste cose qui. Io mi aspettavo una situazione più alla Vikings, con qualche intrigo, qualche vendetta, ma più articolata in un contesto un pochino più sociale, cioè una società un pochino più strutturata, ecco. Tra principi e principesse, forse io ho l'idea sbagliata del medioevo nordico, però mi aspettavo qualcosa di più articolato e quindi la mia aspettativa è stata delusa in parte perché il trailer mi aveva già confermato che non si sarebbe trattato di quello che pensavo io. Io non sono la persona che ha scritto, diretto e creato il film, no? Io mi aspettavo una roba e quello che mi aspettavo io è un bene che non ci sia in The Northman perché così quell'atmosfera, quei personaggi, quello che mi sono immaginato nella mia testa, posso inserirlo nella saga Valravn in qualche posto. Sì, ne sono convinto. Invece, The Northman è un caso a parte. The Northman ha il suo spazio nella storia del cinema, nella storia del nostro cuore e delle nostre preferenze o non preferenze. Quindi, smettendo di chiacchierare un po' a mambera, posso dire che il film mi ha soddisfatto. Sì. Sono rimasto deluso? No, non avevo aspettative diverse dopo aver visto il trailer. L'unica cosa è che ha confermato tutto quanto. Perciò la sorpresa è stata la madre di Hamlet che prova quasi un incesto con lui, altro che complesso edipico di Giocasta. Qua era manipolazione estrema. Scusate il mal di gola, la voce un po' raschiante da mastino, da Sandor Clegane. Ma è così. Cosa posso dire? Che The Northman mi è piaciuto molto, ma non lo riguarderei tante volte di fila, cioè tante volte. Non mi viene l'istinto di riguardarlo, quindi secondo me su questo, in questo ha fallito, cioè ha rievocato molto bene la storia, la crudeltà, la crudezza, la cupezza di quel mondo, ma talmente bene a discapito della storia in sé, perché semplicemente la storia è molto semplice, che purtroppo, non lo so, non è un fallimento, però c'è qualcosa che non funziona. Perché forse ci aspettavamo qualcosa di diverso con Hamlet, una società più articolata, come dicevo, eppure qui il contesto rurale, no? Con le pecore, i cani, ma anche il contesto degli schiavi, tutto un po' troppo già visto, anche in Vikings, no? Ma anche in The Last Kingdom, così come in Rome, Game of Thrones, ma anche in film come Valhalla Rising, oppure l'altro film, come si chiamava? Vabbè, non mi ricordo i nomi dei film, però insomma, cose di cui si sa, e il finale è scontato perché in pratica viene predetto all'inizio, sai che andrà a finire così, solo che la motivazione è un'altra, perché mentre prima all'inizio è dominato solo dalla vendetta, poi viene anche unito la vendetta, l'odio contro i nemici, ecco, si unisce all'amore per i consanguinei, cioè per i gemelli e per la madre, Olga, che diventerà sua moglie, presumo. Non ho capito benissimo se lui vive o muore, in quel momento non è importante, secondo me. Però la luna piena lo fa agire un po' come un lupo, anche lì l'agire di notte, creatura notturna, no? Olga lo chiama uomo della notte, il nostro Hamlet, perché agisce un po' nell'ombra, no? Agisce un po' nelle tenebre portando avanti la sua vendetta. Ecco, è importante che lui faccia come dire, il suo lavoro, il suo obiettivo, lo persegua fino alla fine. Eppure ci voleva qualcos'altro, secondo me, per completarlo, ecco, perché alla fine è bellissimo, è epico, mi ha ricordato altre cose, anche Hercules, come dicevo, non voglio ripetermi, per essere ridondante, però
The Northman finisce lì, cioè voi dite ok, tutto molto bello, cioè, piacevole, anche crudo e raccapricciante, perché era l'obiettivo del film, suscitare quelle sensazioni, e poi finisce lì. E mentre The Witch o The Lighthouse, la persona, io come recensore, come persona, come scrittore, ci ritorno ogni tanto a pensare poi cosa sarebbe successo. The Northman si chiude lì. E forse questo è quello per cui noi non siamo più tanto pronti, la chiusura, cioè il fatto di avere una film, una saga, un libro, qualcosa che sia autoconclusivo e che davvero ponga la parola fine subito lì, senza finali aperti o cose varie, cioè lì sembra quasi aperto ma in realtà non lo è, o sopravvive e va via con Olga e i bambini, i gemelli, o muore lì da eroe, da antieroe, quello che è. Cosa dire? Niente, perché alla fine The Northman si esaurisce in questo. Niente più intrighi da parte della madre, che ha già fatto abbastanza male. Il padre viene liquidato presto. Sciamani compaiono. Strega, che mi ha ricordato un po' quella di Attila. Quel telefilm inizio anni 2000, quello degli Unni, no? Le nebbie di Avalon, insomma, ho visto tante cose nel corso degli anni. E The Northman. Ecco, io aspettavo che The Northman aggiungesse qualcosa a tutto questo, desse un tassello in più. E sì, ricostruisce benissimo la storia, ricostruisce bene il marchio di fabbrica di Robert Eggers, eppure non lascia niente. Cioè non mi ha lasciato sensazioni, ho finito il film e ho detto, va bene, è finito, ciao. Non ti fa riflettere, Black Sails sì, The Witch sì, The Lighthouse sì. Black Sails non è fatto da Robert Eggers, ma è la serie TV che ho finito in questi giorni, per questo la nomino spesso. The Northman, non lo so, non mi ha coinvolto fino alla fine, ma anche durante la visione sentivo che c'era un crack, qualcosa che non andava in me, cioè nei miei gusti. E mi dicevo, ma se non vuoi nemmeno cose di questo tipo, cosa vuoi? Alla fine ho scoperto che quello che voglio è quello che sto scrivendo nella saga Balrog, col primo romanzo Polvere e Ombra, questo dark fantasy ambientato in una sorta di medioevo tra alto e basso medioevo con suggestione dell'epoca moderna. E basta, tutto qui. Perché sì, perché The Northman è adatto a un certo tipo di pubblico. Io sono quel tipo di pubblico, ma a volte ho esigenze un po' diverse, a volte, non sempre. In questo caso, guidato dal trailer, non avevo altro tipo di aspettative e quindi mi è andato bene The Northman. Quindi io lo promuovo a pieni voti, va benissimo, solo che sembra un pochino incompleto alla fine. Cioè, non incompleto nel senso che si tronca all'improvviso o che qualcosa non viene spiegato, incompleto nel senso che tutto quanto è lineare, cioè ti aspetti lo scontro tra loro due, tra, come cazzo si chiamano? Ci aspettiamo lo scontro tra Fjolnir e Hamlet e succede sulla bocca del vulcano, no? Sul cratere. E niente, insomma, a me viene in mente Gollum con Frodo, tutto, cioè, tutto pianificato nel dettaglio, nella profezia. Tutto si compie secondo il destino di Hamlet. E va bene così, cioè. Era il film, non dovevo pretendere altro, è come pretendere, che ne so, la stregoneria in The Man in the Dark, cioè, oppure è come pretendere, non lo so, la società in The Lighthouse, ecco qui abbiamo il faro, quei due personaggi, basta, la sirena che ha suggestione, o allucinazioni insieme ai gabbiani e le tempeste, no? The Northman ha il suo tipo di film, un film a sé stante, e punto, finisce lì, cioè non è un male, semplicemente è ovviamente un'altra storia, perché io essendo scrittore mi lascio prendere, l'immaginazione fervida, la fantasia, e quindi aveva in mente qualcos'altro, e quindi va bene così, perché The Northman è The Northman, io avevo in mente qualcosa che si applicherà alla saga Valram. Altri avranno in mente altre cose che magari si svilupperanno in progetti futuri. The Northman non è un male, non è brutto, non è cattivo.
È un film che assolve il suo compito, quindi non proviamo a distruggerlo, a insultarci a vicenda sotto nei commenti, o a dire fa schifo, hai ragione, oppure hai torto, fai schifo tu, Rutger sei un santo. Rutger sei un essere umano, io sono un essere umano, Hamlet, Olga, Fjolnir, Gertrude e tutti gli altri sono, erano e resteranno esseri umani. E niente, se vi aspettavate una Laghertha, una sorta di Ragnar 2.0, no? Una sorta di Uhtred, non lo so, o chiunque altro, non era questo il caso. Robert Eggers agisce nell'interesse della sua passione e della sua visione. Quindi we have to respect his vision, cioè dobbiamo rispettare la sua visione delle cose. Lui ha voluto proporci questo prodotto e noi lo accettiamo per com'è. A volte magari non ci va bene qualcosa, ok, ma non dobbiamo distruggerlo, mi raccomando. Questa è una richiesta che vi faccio, un invito. Non distruggiamo The Northman. È molto bello, è figo. È figo davvero. Epico, è sanguinoso, è crudele. Ci sono scontri, stupri, sanguinose, cose strane, cose varie. Scene sovrannaturali, forgiatura della spada. C'è tutto, 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 tutto. Il fatto che alcune persone volevano di più, altre volevano di meno. Nessuno è rimasto veramente accontentato, però c'è anche chi l'ha apprezzato tantissimo, come Victor Lasso 88, come il Capitano di Ventura. Io ho seguito solo le loro recensioni per ora, o altre persone su internet. Forse abbiamo anche visto la recensione di Movie Player. In ogni caso, a me va bene così. Volevo solo fare questa arringa anche per The Northman, perché sembrava quasi che lo volessi demolire, invece non è così, semplicemente all'inizio facevo fatica a capirlo, ma poi anche confrontandomi con voi anche adesso, ragionandoci un po' insieme, siamo arrivati forse, credo, insieme alla soluzione, cioè che alla fine è quello che vale sempre per tutto. The Northman ha il suo equilibrio, inizio, principio, scusate, principio, svolgimento e conclusione, è lineare, tutto va come deve andare. E fine, è una storia. Il problema è che abbiamo già visto tutto troppe volte. Ma non è un vero problema, perché se una storia è fatta bene come Crimson Peak, allora ci va bene così. E The Northman è fatto bene. Perciò io lo consiglio agli amanti degli scontri, no? Delle battaglie, scusatemi, più che battaglie qui in realtà guerriglia, ecco. Agli amanti degli intrighi, un pochino dei colpi di scena, soprattutto delle atmosfere nordiche, ma anche di un certo tipo di horror, oserei dire, soprannaturale, perché alla fine lui, l'uomo orso lupo, questo Bjorn orso lupo, che in realtà è il nostro Hamlet sotto mentite spoglie, ha qualche influsso della luna piena come un lupo, e suo padre viene chiamato Re Corvo, Orvendil, quindi c'è tutta questa simbologia degli animali, anche Odino, così via. Corvi, lupi, per Odino, sapete, aveva due corvi e due lupi. Per il resto vi saluto perché è stato molto bello. L'ultima cosa che volevo dire è che a volte si ha la sensazione di guardare una sorta di piccolo documentario, ecco. Soprattutto, ad esempio, quando c'è il rito di Freyr, dei familiari di Fjolnir, così via. A volte c'è quasi una sensazione documentaristica che estranea le persone della trama, è come dire quasi c'è un excursus, no? Una deviazione nella cultura, nel mondo nordico, quello che invece nella prima stagione di Vikings soprattutto si faceva questa cosa, ma in maniera diversa, perché è tutto parte del trama, della storia, e si percepiva come tale. Pensate al viaggio Uppsala, pensate agli interventi dell'Indovino, tutte queste cose, ma anche le preghiere dei monaci, cioè all'Lindisfarne, aveva tutto un altro significato. Ecco, qui non c'è quel tipo di esoterismo, o meglio c'è, ma non so, è un mio giudizio un pochino strano, però tende quasi al fantasy e non all'horror. Lo so, mi criticherete, ma va bene così. Io vi saluto nel nome dell'horror, del fantasy e del gotico. Non dimenticatevi di guardare, di restare aggiornati sui miei libri in pubblicazione, se vi interessa. Su Amazon, su IBS, Feltrinelli, Libraccio, tanti posti, ok? Sul sito holomess.ga, e non chiedetemi perché c'è questo dominio strano, ma c'è tutto quanto. Di solito viene aggiornato costantemente. Ciao a tutti!